Poco più di 20 minuti sono sufficienti al Matelica per ipotecare il successo al Valle Anzuca e proseguire la marcia da leader. Al di là della giornataccia del direttore di gara, tanta generosità non è bastata ad un Francavilla volenteroso ma spuntato. Iervese perde due giocatori nei giorni antecedenti la gara, Romeo e Micichè, dentro Di Pietrantonio e Velardi, con Palumbo che torna a ridosso dell'unica punta Zerbo nel 3-5-1-1. 4-2-3-1 per il Matelica di mister Luca Tiozzo, che per la circostanza cambia ben 5 undicesimi della formazione che la settimana scorsa aveva battuto il Castelfidardo. Che il pomeriggio del Villa non sia assistito dalla buona stella lo si capisce dal cambio immediato cui è costretto Iervese, che al nono deve rinunciare anche a Fiore, frattura al quinto metatarso di un piede. Dentro l'appena recuperato Molenda, ma al dodicesimo il Matelica è già in vantaggio. Magrassi col fisico elude il tentativo di anticipo di Amenta e va verso la porta. Amenta gli frana addosso, rigore netto che lo stesso Magrassi trasforma spiazzando Spacca. Colpito, il Francavilla bozza una reazione con il suo frontboliere di riferimento, Cosmo Palumbo. Il centrocampista napoletano ci prova su punizione al 14° e poi al 16° sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, ma senza mai inquadrare lo specchio della porta. Con cinismo invece, il Matelica al secondo affondo raddoppia. L'azione palla a terra e da manuale, sponda di Magrassi e pregevole filtrante di Gabbianelli per Tonelli, che tu per tu con Spacca non sbaglia. Per il Francavilla è notte fonda, già capace di doppie rimonte contro Fabriano e L'Aquila. La capolista però è di ben altra pasta. Zerbo non arriva sul piazzato di Palumbo al 42°. Nell'ultimo minuto del primo tempo affonda Magrassi, il suo pallone attraversa tutto lo specchio della porta e si perde dalla parte opposta. Nella ripresa il Francavilla prova ad aumentare l'intensità di manovra, il Matelica però si rintana in difesa e non concede spazi. Cherezovic si sporca i guanti sul tiraccio di Velardi, poi Amenta gira al lato il cross di Mele al 18°. Iervese attinge dalla panchina, dentro Banegas e Galli, ma a complicare ulteriormente i piani del Villa è la pessima giornata di Giovieni di Termoli, che non punisce il contatto a palla lontana su Mele al 26°. Poco dopo lo stesso Mele subisce un altro contatto, vorrebbe un giallo per l'avversario ma il provvedimento è verso di lui ed è il secondo. Francavilla in 10 uomini, Iervese cerca di sedare il suo calciatore e viene allontanato pure lui. Partita persa di controllo dal direttore di gara e al 35° Di Pietrantonio atterra in area Malagò, ma Gioviani fa giocare. Decisione che sa di compensazione come l'allontanamento al 37° del tecnico matericese Tiozzo. Al Francavilla non manca la generosità e in inferiorità numerica il gol di Galli al 93° è un piccolo premio di consolazione che però non cambia la sostanza. Il Matelica prosegue la sua marcia in vetta, il Villa incassa il quarto stop casalingo. Mister, 22 minuti giocati bene, con grande efficacia, due gol e poi avete controllato la partita al di là di qualche scaramuccia nel finale. No, il primo tempo al di là dei due gol, la prima parte della gara è stata equilibrata, dove noi siamo riusciti a fare i due gol. Poi secondo me la gestione della palla anche degli ultimi minuti del primo tempo è buona. Secondo tempo mi aspettavo una reazione chiaramente di una squadra forte quale è il Francavilla, che è una squadra che ha idee, che è una squadra che gioca un buon calcio, che ha fisicità, che ha giocatori. Me l'aspettavo, noi onestamente abbiamo subito quasi niente e poi c'è stato, non so, dico la verità, non ho capito l'espulsione, ma al di là di quello poi con qualche lancio lungo sui quinti ha messo quel cross lì del 2-1, però poi diciamo la verità, qualche tiro da fuori, molto fuori, parate il mio portiere non ne ha dovute fare. Abbiamo avuto due ripartenze, su una di queste credo di poter dire, e credo possiamo dire tutti, che ci fosse stato anche rigore su Malagò, ma non è stata una partita combattuta dove probabilmente noi abbiamo sfruttato meglio quelle poche occasioni che la gara ha detto. Questa lotta a tre non l'avevi spesa, ora con la Vastese, il Matelica, insomma è un campionato che si fa sempre più entusiasmante. Non so cosa abbiano fatto oggi, hanno vinto. Il Pesaro non lo so, ma se hanno vinto tutte entrambe sono due squadre fortissime, noi le abbiamo già affrontate, ma sono squadre che hanno dei valori eccezionali, dei tifoserie anche eccezionali, insomma lottano per star lì davanti ed è giusto che lo facciano. Noi lavoriamo per rimanerci. Iervese, al di là della pessima, a nostro avviso, direzione di gara, però partire 0-2 contro la capolista poi si fa dura. Sì, dell'arbitro non voglio parlare perché non ho mai parlato degli arbitri, dell'arbitraggio, anche se oggi
ci ha messo tanto del suo. Per quanto riguarda il discorso della partita, contro una squadra così forte non ti puoi permettere di regalare nulla. Noi sapevamo che per fare risultato contro di loro dovevamo essere perfetti, e non dovevamo fare regali. Purtroppo nel primo tempo abbiamo commesso due errori che si potevano benissimo evitare, e 0-2 era diventava difficile. Però devo dire che, a prescindere da questo, per l'ennesima volta io credo che, come domenica scorsa, abbiamo fatto una buona prestazione, e penso che la sconfitta non è meritata. Una squadra che è sembrata sì generosa, ma a tratti anche spuntata da un punto di vista offensivo. Questo noi lo sappiamo, stiamo giocando con degli esterni come punte, cioè con punta centrale come Zerbo, perché l'assenza di Fofana purtroppo in questo momento ci sta pesando più del dovuto. Però nonostante tutto credo che occasioni per fare gol ce le abbiamo avute, ecco, un po' più di cattiveria come è anche successo domenica scorsa, quello è sicuramente in questo momento fa la differenza.